Hello, my friend. Il tedesco continuo sempre a studiarlo, quindi diciamo fra circa un mesetto farò tutti i video in tedesco. Quindi oggi farò un'altra di quelle salse che ci piace tanto quando mangiamo, che ne so, delle patatine, dei tortillas, queste cose qua. Una era la salsa, la maionese fatta in modo veloce, super facile e cosa. Qui posterò il link qua sopra per farla, per avere una ricetta perfetta per farla. Oggi andremo a vedere la ricetta dell'antagonista della maionese. Qual è? Dai che lo sapete, il ketchup. Oggi vi mostrerò come fare il ketchup in modo veloce a casa, e una volta che lo fate non lo comprerete mai più, garantisco, perché è squisito ed è fatto con ingredienti che noi abbiamo in casa praticamente. Ma prima di tutto, prima di andare avanti, vi chiedo gentilmente se mi mettete un bel like se vi piacciono i video che io faccio, perché con l'algoritmo di YouTube il mio canale crescerà e voglio raggiungere un obiettivo di 2000 iscritti. Quindi iscrivetevi anche, attivate la campanellina così avrete le notifiche di quando arriveranno i nuovi video. Gli ingredienti per questa ricetta veloce per fare il ketchup in casa cosa sono? Allora, abbiamo qua del concentrato di pomodoro. Quindi 70 g di concentrato di pomodoro, 5 g di succo di limone, 10 g di aceto di vino bianco, 10 g di zucchero, del sale, del pepe e un cucchiaino di cannella. In un pentolino ci mettiamo il nostro concentrato di pomodoro, lo zucchero, l'aceto, il succo di limone, una grattatina di sale, un'abbondante grattatina di pepe e la punta di un cucchiaino di cannella. E aggiungiamo un goccio d'acqua. Accendiamo il fuoco e cuociamo. Allora, questo composto dobbiamo cucinarlo per circa 15 minuti, sempre girando. Perché dobbiamo girarlo? Perché praticamente se no si attacca sul fondo. E all'occorrenza mettiamo un altro goccio d'acqua. Ecco qua, il nostro ketchup è pronto. Adesso lo mettiamo in un recipiente e lo lasciamo un po' raffreddare. Veramente uno spettacolo. Fatelo, così vedrete che non ne comprerete più di ketchup in barattolo. Tanto ci vuole un quarto d'ora per farlo. Poi lo mettete in frigo, coperto con pellicola dopo che è raffreddato, e ce l'avete per una decina di giorni. E come assaggeremo questo ketchup? Con delle tortillas. Guardate. Una bontà assoluta. Altro che quello industriale. Quindi, come vi ho detto, fatela e
favoloso. Quindi se vi piace il video mettete un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale. Es ist alles für heute. Tschüss.